Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «È di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Parola del Signore. Questo è un episodio famoso in cui i farisei cercano di mettere, di mettere in difficoltà Gesù. Gli mandano i discepoli, non vanno loro direttamente, ecco, anche questo fa capire lo stile, mandano i discepoli insieme con i sostenitori del re Erode, quindi gente di, diciamo, seconda classe, delle classi più basse, a porgli una domanda, apparentemente iniziando con una grande lode, come fanno spesso quelli, gli invidiosi, gli adulatori, quelli che ti vogliono anche mettere in difficoltà. «Maestro, tu sei veritiero, tu insegni la via di Dio, tu non hai, noi diremo, peli sulla lingua, non hai soggezione di alcuno, e allora dici il tuo parere». Ed ecco qui il tranello: è lecito o no pagare le tasse a Cesare, ai romani? Allora è chiaro che se Gesù, è un tranello, se Gesù avesse detto di sì, allora sarebbe stato accusato: tu sei amico dei romani, dei nostri nemici, degli oppressori del popolo. Se avesse detto di no, allora tu sei un sedizioso, un terrorista, sei uno che incita la ribellione, lo andiamo a dire ai romani. Qualunque cosa Gesù avesse detto, chiaramente era stato architettato proprio per metterlo in difficoltà. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?» Non è che Gesù è stupido, è ingenuo e non capisce. E allora cosa fa, come facevano spesso i maestri? Fa un gesto, chiede un gesto: «Datemi una moneta, mostratemi la moneta del tributo con cui si dovevano pagare le tasse». Su questa moneta c'erano delle iscrizioni e delle immagini. E Gesù chiede: «Di chi sono queste iscrizioni e queste immagini?» «Sono di Cesare», perché sapete, c'era sulla moneta, no, la faccia dell'imperatore, e dietro c'era l'iscrizione: Tiberio, Augusto, imperatore, eccetera. E allora la famosa frase, che è diventato anche un proverbio: «Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Ecco che è diventata proprio, diciamo, la frase simbolo, il criterio proprio della laicità, diciamo così, delle realtà terrene. Ecco, c'è un livello, diciamo, sociale, un livello materiale, un livello civile che ha la sua autonomia, che sono le leggi dello Stato, che sono il nostro modo di stare insieme. Poi c'è un livello più alto, però, è il livello di Dio. Lo Stato non potrà mai entrare nel cuore, ok? Non importa se tu sei contento o scontento di pagare le tasse. Allo Stato importa che tu le paghi. Il dentro, se poi brontoli, se poi sei arrabbiato, non gli importa. Invece davanti a Dio il dentro è quello che conta. Certo, conta anche il fuori, contano anche le azioni, ma conta fondamentalmente e di più l'intenzione, il cuore con cui tu agisci, le motivazioni. Date a Dio quello che è di Dio, è proprio questo, è il cuore che dobbiamo dare a Dio, è l'intenzione, è la capacità di amare,
è il perdono e tutto nasce da dentro. Chiediamo al Signore un cuore nuovo, un cuore capace di vivere così. Date a Dio quello che è di Dio.